Al grido di fuori la droga da Fontanelle si è tenuto in Via Caduti per servizio ieri pomeriggio il corteo di protesta organizzato dal Movimento Pettinari per l'Abruzzo con la partecipazione di numerosi residenti. Abbiamo percorso tutta la via, dice Pettinari, ci siamo fermati sotto al civico 15 dove ho ricordato la notte dell'incendio. Chiediamo una risposta da parte dei parlamentari sull'invio dell'esercito a supporto delle forze dell'ordine. Abbiamo organizzato questa manifestazione per la legalità e questo corteo a seguito degli sfratti di alcuni giorni fa e degli atti incendiari che hanno messo a fuoco un palazzo. Solamente grazie all'intervento, al pronto intervento di quattro poliziotti che si sono gettati tra le fiamme, hanno salvato minori, bambini in piena notte dal palazzo che rischiavano di morire carbonizzati. Noi siamo qui per dire che i criminali, i delinquenti, coloro che utilizzano le case popolari per spacciare droga, devono andare fuori dalle case popolari, ma siamo qui anche per chiedere l'intervento, l'ausilio dell'esercito e l'incremento delle forze di polizia per poter fare prevenzione in questo quartiere. I cittadini onesti non ce la fanno più a vivere tra incendi quotidiani, macchine date alle fiamme, motorini dati alle fiamme, palazzi dati alle fiamme in piena notte che hanno messo a serio rischio la convivenza dei cittadini. Ecco, non ce la fanno più e quindi chiedono legalità, legalità, legalità. E quindi questa è una grande manifestazione contro tutte le criminalità, contro la criminalità locale, contro gli abusivi, contro coloro che stanno mettendo a ferro e fuoco questo quartiere. È stato osservato poi un minuto di silenzio per, hanno detto gli organizzatori, solidarizzare con i cittadini colpiti nel sonno dalla mano criminale che ha dato fuoco all'ascensore davanti al famigerato civico 15 e anche davanti alle carcasse delle automobili date alle fiamme. Ora ci auguriamo che il governo di centrodestra la smetta di fare propaganda e cominci a occuparsi delle nostre periferie dove esiste un'emergenza sicurezza, ha spiegato ancora Pettinari. E ci appelliamo soprattutto allo Stato, ai nostri parlamentari, dicendo abbiamo bisogno di una risposta, abbiamo bisogno di portare qui l'ausilio dell'esercito, abbiamo bisogno di elevare la questura di Pescara a rango superiore, abbiamo bisogno di mettere più uomini per strada e soprattutto di ripulire questi quartieri periferici dove un piccolo manipolo di persone tengono in ostaggio la parte onesta, la parte sana dei cittadini, coloro che si alzano la mattina e si spaccano la schiena per rientrare a casa. Noi ci saremo sempre, combatteremo per loro in prima linea.